Al centro del pannello è rappresentata la pianta della torre con la relativa leggenda. Sulla parte sinistra sono riportate le informazioni storiche essenziali dell'edificio, mentre sulla destra è raffigurato il prospetto principale e la sezione verticale. Premessa storica. La torre è stata costruita nella prima metà del XIII secolo, durante l'egemonia di Federico II di Svevia, come possente difesa del territorio salentino contro le scorrerie saracene. Il monumento rappresenta, infatti, un importante esempio di architettura militare sveva. Un trittico di stemmi angioini, rilevabile sulla parete nord del basamento, testimonia il passaggio di proprietà dal potere svevo a quello angioino, avvenuto intorno al XIV secolo. Riferibile probabilmente a Roberto d'Angiò, principe di Taranto, 1331. Alla fine del 400 ha inizio il lento declino della torre, divenuta una fortezza inefficace e facile bersaglio dell'artiglieria. Nei secoli successivi, infatti, è stata trasformata in torre colombaia e in deposito per granaglie, oltraggiando il suo valore storico ed artistico. I danneggiamenti maggiori sono avvenuti nel corso dell'Ottocento, come il crollo del ponte levatoio, ricostruito in pietra, il fossato che la circondava trasformato in discarica, la caduta di numerose mensole di sostegno del coronamento e del ballatoio, il crollo dei tre solai lignei. Grazie all'interessamento di numerosi studiosi, la torre, ormai pericolante, venne riconosciuta nel 1870 come monumento nazionale, salvando l'edificio dall'imminente crollo. Fin dalle origini, la costruzione si innalzava completamente isolata dal fossato. Nei secoli, però, è stata inglobata da abitazioni che tuttora si addossano alla torre, lasciando accessibile solo il prospetto principale antistante via Veneto. Il comune di Leverano ha acquisito la proprietà della torre nel 1988 dalla famiglia Negro, inaugurando un lungo intervento di restauro che ha finalmente restituito dignità all'emblema della comunità leveranese. Esterno. La torre federiciana, realizzata interamente in carparo, domina il centro storico, innalzandosi per 28 metri circa. Il monumento è costituito da un basamento scarpato a pianta quadrata, terminante con un ballatoio dotato di mensole. In origine le mensole sorreggevano una balaustra merlata andata perduta, la cui esistenza è tuttavia riportata nello stemma civico leveranese. Attraverso la scalinata in pietra si raggiunge la mole parallelepipeda che si eleva sopra il basamento. Le facce, orientate secondo i punti cardinali, sono rinforzate da quattro contrafforti. Il prospetto principale reca un corpo lievemente sporgente, il quale contiene all'interno la scala elicoidale a doppia spirale. La scala si sviluppa dal basamento fino ad arrivare al tetto della torre, mediante due uscite distinte per ogni spirale.
è illuminata da numerose feritoie che si aprono per tutta l'altezza dell'edificio. Superiormente, la torre termina con una cornice munita da mensole, le quali, come per il ballatoio, dovevano sostenere un corpo merlato. Su tutte e quattro le facciate sono presenti tre tipologie di aperture, alcune tamponate e non perfettamente allineate. La finestra ornata da cornici a dente di sega, tipico dello stile svevo. Una piccola finestra rettangolare ed infine un'apertura, probabilmente una bifora, munita di mensola. Interno. Mediante una porta ad arco si accede all'interno del basamento. È un vano unico, seminterrato, la cui copertura è una volta a botte ogivale, con al centro un'apertura quadrata, dalla quale si intravede il piano superiore. A destra dell'ingresso si apre il varco della scala elicoidale, ben visibile dalla nicchia in alto. Sulla parete opposta è presente un'apertura circolare, corrispondente ad un'antica fornace. Il corpo della torre è raggiungibile dalla scalinata in pietra e si accede all'interno superando una piccola porta d'ingresso. L'interno della torre è un ambiente unico, da cui si può ammirare la copertura di chiara derivazione sveva. Una raffinata volta a crociera munita di costoloni bicromi. I costoloni sono stati realizzati con conci di calcare bianco e tufi scuri, il cui incrocio è suggellato da un fiore e quattro pigne. Originariamente, tre solai lignei suddividevano la torre in quattro piani, di cui permangono gli incassi nella muratura delle travi di abete. Sulla parete ovest sono presenti inoltre tre camini, ognuno in corrispondenza degli antichi piani e collegati dalla medesima canna fumaria. Le decorazioni che permangono sono in stile gotico, realizzate con fregi a traforo e motivi vegetali intrecciati. Alcune finestre sono all'interno caratterizzate da gradini affiancati da mensole, le quali dovevano fungere, probabilmente, da sedute per gli avvistamenti. La partitura muraria reca inoltre varie nicchie, alcune delle quali con l'architrave modellato secondo lo stile svevo.